Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione live in diretta web dei lunedì sera qui su Science Web Network, a cura di e con Gianluca, Luca e Science in provvisoriamente i due compari MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Sempre in www.sciencewebnetwork.net, perché Science Web Network è Science Web Radio e Science Web TV. Ed eccoci di nuovo qui in diretta radiofonica dal palinsesto di Science Web Network. Un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori e amici del network di Science in questa terza puntata della seconda stagione dei Due Compari più Uno. Come di consueto vi terremo compagnia dalle ore 22 alle 23.30 ed in quest'ora e mezza abbiamo degli ospiti graditissimi che tra poco andremo a presentare. Ma dicevamo due compari più uno, ma ne manca sempre uno, che è Gianluca. Beh, Gianluca, come lunedì scorso, purtroppo è impegnato, per un motivo o per l'altro non riusciamo mai ad averlo qui con noi. D'altronde, che ci volete fare? Lui è un artista ed è richiestissimo, e quindi pure questa sera abbiamo dovuto prestarlo a destra e a manca, insomma, chi ha il miglior pretendente. Comunque, signori cari, niente paura, questa sera così avremo la possibilità di mandare nuovamente in scena la nostra amica Luisa, che, come dicevamo lunedì scorso, si sta pian pianino avvicinando al mondo radiofonico. Quindi, cara Luisa, io ti passerei subito la parola. Vuoi dirci la programmazione settimanale? Buonasera a tutti. La programmazione consiste nella settimana in quattro programmi: i due compari più uno, condotto da Science, Gianluca e Luca, che va in diretta tutti i lunedì alle 22. Segue Rock Band History, programma registrato che parla della storia del rock, puntate settimanali ma in onda tutti i giorni, alle 12, alle 18, alle 24 e alle 6. Il giornale radio sociale, giornale radio che cura i temi inerenti al sociale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 12 e un quarto, alle 18 e un quarto, mezzanotte e un quarto e alle 6 e un quarto. Poi abbiamo Pianeta Oggi Report, che parla di attualità. Va in onda tutti i giorni, alle 8, alle 14, alle 20 e alle 2. Abbiamo poi Urania, programma di astronomia. Puntate settimanali, ma in onda comunque tutti i giorni. Alle 9.30, 14.30, 21.30 e 3.30. Perfetto, Luisa, ricordiamo che tale palinsesto lo stiamo pian pianino implementando con le nuove trasmissioni che appunto stiamo preparando e che pian piano, scusate la ripetizione, inizieranno a prendere via la prossima settimana, e così avremo modo di farvi compagnia con nuovi programmi. Prima di dire qualsiasi cosa volevo salutare Walter Mazzeo, che da Torino ci sta sentendo, ci ascolta, ormai già è diventato un abitué Walter. Io stavolta ho scoperto, Walter, che sei anche un artista, quindi mi farà piacere un giorno di questi averti come ospite. Ciao Walter. Dicevamo, colgo l'occasione per promuovere questa selezione che stiamo mandando avanti in ottica di ampliare l'offerta di questo web network. Sites mette a disposizione il proprio spazio per chi volesse avvicinarsi al mondo radiofonico, quindi se avete sempre avuto il pallino della radio e voleste fare un'esperienza come speaker, ma network più conosciuti e affermati anche a livello locale non vi danno spazio, sapete che Sites Web Network ha deciso di dare a tutti questa opportunità. Ma non solo, perché a noi ci piace fare le cose in grande. Se invece siete esperti in qualche materia, quindi operate in certi ambiti come ambiente, finanza, cultura, eccetera, eccetera, oppure avete un blog e voleste provare a condurre un programma tutto vostro, sapete che Science Web Network si rende disponibile anche in questo, perché il progetto di Science è dare voce. Per quello che riguarda quindi i contatti, ci potete contattare dappertutto. Siamo su Facebook, digitando Science Web Network ci potete trovare tranquillamente. Ci potete trovare anche su Twitter con @science, e non dimentichiamoci le consuete mail in cui potete contattarci in forma privata, o la mail del capo info@science.com. La mail di Gianluca, la persona che questa sera non c'è purtroppo, il nostro direttore artistico, vogliamo dire così, Gianluca@science.com,
E poi l'ultima ruota del carro, cioè io, luca@sites.com, che praticamente sono quello che sta seguendo questa sorta di selezione, chiamiamola così, tra virgolette, relativamente a una proposta di spicraggio. E per quello che concerne tutte le dirette, compresa questa, le potete trovare in podcast, quindi su YouTube oppure sul sito di Sites, sitesrubnetwork.net. Ma adesso, signor May, aspettate che preparo la voce, passo la parola a lui, l'unico, inimitabile, inossidabile, inafferrabile, Saiuz! Vai, Saiuzzolo, dici qualcosa. Ma quanto sei poco serio quando parli così, guarda, guarda, sei una cosa va, non ti so dire. Sto tessendo le pelotte, cioè, Gianluca colpisce sempre. Ti ha insegnato bene con questo slogan, Gianluca, vero? Ti ha proprio, anzi, propatamente insegnato bene. Te l'ho detto proprio, sparato, sparato. Ragazzi, buona serata a tutti quanti, va, insomma, perché Luca ce la mette tutta, ma vedo che stasera l'ho sentito un attimino poco pimpante. Luca, per caso non ti senti bene? Io no, che devo ancora carburare, dammi tempo. Ah, vero, così. A me piace poi la Luisa. Luisa, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Rapida. Luisa, sei grande, guarda. Scherzi a parte, un salutone da parte di tutti quanti, dal vostro Saiuz. Mi piacerebbe essere un mitico, un grande, eccetera. Sono grosso, sì, questo è vero, sono molto grosso. Sono sui 160 kg, quindi potete immaginare, ho due sedie sotto di me qua per poter parlare, poter stare seduto. 160 kg, cioè ti sei mangiato il vecchio Saiuz, perché non eri così. Mi sono mangiato anche il mio cane Anatolia, i miei tre gatti e i due cani, perché sono tre gatti e due cani in casa, quindi puoi immaginarti. Ho fatto man passa di tutto, insomma, avevo un po' di fame. E poi mi sono bevuto, come ti dicevo prima, quando eravamo in diretta, quel mezzo litro di vino, da sentirmi giusto, un po' tardino. Siamo una trasmissione equiparata veramente a, come dire, il buon uso, il costume, siamo per le cose buone, le cose genuine, giusto? Beh, certo, salsicce di cane e di gatto con... Vabbè, che sei in Veneto, quindi magari qualcuno potrebbe, magari, come dire, confondersi un attimo. No, questa sera però, stasera, caro Saiuz, Ti volevo rubare la parola, ma... No, non me la rubare, non ti permetto di rubarmi la parola. Stasera abbiamo un bel gruppo, perché mi sono ascoltato il video, anzi mi sono ascoltato anche un brano. Si è ascoltato il video, bravo. No, un video e un brano mi sono ascoltato. Hai visto un brano e ascoltato un video? Sono andato un po', diciamo, per la prima volta, ti può dire, mi sono abbastanza informato, non volevo fare brutte figure, perché di solito io faccio brutte figure, no, quando siamo in diretta. E quindi sono curioso di conoscere proprio a fondo questi ragazzi, che è un bel gruppo, e posso dirlo, di Verbania, se non sbaglio, infatti. Bene, sono Saiuz, i Demex. Passiamo di nuovo. L'ho pronunciato bene, fatemi un'ora, ragazzi, che ho pronunciato bene questo nome. David, fatti avanti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Aspettavamo l'ok della regia. No, lo so, no, ma volevo un'ora da parte vostra, che ho pronunciato bene il nome, insomma, il mio inglese oxfordiano non lo permette certe volte. La regia in pensione. Perfetto. Allora, scherzi a parte, un saluto. No, volevo soltanto ragguagliare i nostri amici che ci ascoltano, bella sta parola. L'ho letto sul dizionario oggi mentre ero lì che... volevo, diciamo, informare, va, se usiamo un termine più, diciamo, meno... Terra-terra. Sì, più terra-terra. Volevo informare che è partito in beta test il nostro sito. Per il momento è su www.saiuz.com, questo sito. Andatelo a guardare, a vedere, insomma, la chat, anche lì troverete una chat, però è una chat che interagisce con quella del blog. Quindi da dove si scriva, dal sito, dal blog, comunque si vede. Esclusa la RAI, Mediaset, eccetera, si vedono solamente sul sito e sul blog, per il resto è a posto così. E poi parliamo della Luisa anche un po' stasera, Luca. Ma guarda, io innanzitutto volevo dare spazio ovviamente agli ospiti di questa sera, ma ti posso assicurare che la Luisa avrà tutto alle carte in regola, anzi, per fare bella figura con questi ospiti, e che tengo a precisare sono anche loro del piemontesi, come lo erano i Mirsada la settimana scorsa, che salutiamo, Alex, che però era di Torino. Questa sera abbiamo i The Mags di Verbania,
e dal sound che offrono, nonostante siano veramente giovanissimi, secondo me abbiamo la possibilità di avere l'opportunità di veramente intervistare, parlare, interagire, se vogliamo, con questi ragazzi che hanno veramente un talento musicale innato. E una cosa che tengo a precisare, purtroppo per fortuna, noi non possiamo passare brani sotto licenza SIAE, ma solamente licenza Creative Commons, che è libera e fruibile a tutti. Questa è una scelta che appunto ha mandato una lotta, chiamiamola così, una battaglia che manda avanti SIAE da diversi anni. Noi non ci sottoponiamo ai consueti dogmi commerciali e quindi purtroppo però in questo caso non possiamo trasmettere anche la musica dei The Max. Però possiamo dare tutti gli indirizzi utili per andarsela ad ascoltare, che questo è importante. E dopo ci pensiamo. Infatti, io prima di passarti definitivamente la parola e poi mi tacito completamente, se non per fare qualche domanda ai The Mags, volevo salutare Gianluca, il nostro caro Gianluca, che anche questa sera, come giustamente detto, essendo impegnato, non poteva essere presente con noi. Speriamo nella prossima trasmissione di averlo qua, che ci teniamo moltissimo, che è la nostra punta di diamante, Gianluca, no? Quindi, perché le persone dovrebbero andare ad ascoltare le sue trasmissioni per capire un po' com'è fatto, insomma, come il suo talento. Radio. Il suo? Ho detto talento, non è una parolaccia. Sì, sì, giuro. Perfetto. Quindi un caro saluto a Gianluca e speriamo di vederlo presto in trasmissione con noi. Luca, ti passo la palla, così facciamo entrare finalmente, perché sono passati già 11 minuti, passiamo la palla ai nostri amici The Mags, che voglio sentire tutto da loro. Stasera li metteremo a nudo. Eccola. Magari no, diciamo che... Ma siamo in radio, si può anche fare, voglio dire. Ci accontentiamo del sound. No, la cosa importante è questa sera, ovviamente, non abbiamo tutto il gruppo, tutta la band di Verbani, appunto di The Max. Abbiamo, non dico solamente perché è riduttivo, abbiamo il chitarrista e il batterista, cioè David Visin e Roberto Maraviglia. E questa sera, cari David, caro Roberto, ci darete durante la trasmissione, durante la serata, tutti i link del caso, da Facebook a MySpace, a Twitter, a YouTube, quello che vi pare, per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di sentire i vostri brani, la vostra musica, perché difatti non avremo la possibilità di passarli direttamente sul nostro network. Quindi, tornando a noi, cari The Max, vi faccio subito la domanda di rito, anzi, prima ancora, voi siete di Verbania, giusto? Che tempo fa Verbania questa sera? C'è freddo? Parecchio freddo, tanto. Sì, da noi invece, perché dovete sapere che il bello della rete, bello o meno bello o brutto a seconda dei punti di vista, è che il network è di Treviso, ma abbiamo la Luisa che è di Goito, Mantova, abbiamo il sottoscritto che trasmette dall'Emilia, quindi come vedete siamo veramente ovunque. Quindi ragazzi, com'è? Benissimo. Ah, ottimo, vedi, noi veramente siamo ovunque, ci dà questa... Veramente worldwide. Esattamente, brava. Questa cosa ci dà la possibilità di intervistare, di avere, tra virgolette, a che fare anche con artisti non solo italiani ma anche esteri. Non con me, non con l'inglese oxfordiano di Sites, ma bensì con Gianluca che ha queste proprietà linguistiche che a noi mancano. Quindi veramente siamo dappertutto. Tornando a noi, domanda di rito, perché vi chiamate The Mags? Dunque, a chi la spiegato te, David? Sì, The Mags nasce... praticamente dalle iniziali della prima formazione del gruppo, ovvero 2010 la band era composta da quattro elementi ed Edoardo, appunto frontman del gruppo, ha appunto deciso di utilizzare le quattro lettere dei nomi dei componenti. Perfetto, quindi qua mi potrei subito riallacciare, magari non so se chiedo a te David o a Roberto, così ormai si è scaldato, lo facciamo parlare un po'. Adesso la band, voi siete in quattro, The Mags erano l'iniziale appunto la prima lettera, anzi dei vecchi componenti della band, uno o due sono rimasti comunque, se non sbaglio. Uno è rimasto, Edoardo. Eddie è rimasto quindi. Sì, Eddie, esatto. Esattamente. E voi siete allacciati, uniti dopo questa band, più o meno quando è accaduto questo? Praticamente noi abbiamo deciso di unirci, o comunque siamo stati
fatto entrare nel gruppo a marzo dell'anno scorso, marzo o aprile, dopo che era già stato registrato l'anno prima il CD Jealousy. Difatti noi siamo lì, come registrazione abbiamo fatto il singolo, che è My Time. Il singolo si chiama Start, le canzoni sono My Time e Apache. Il brano principale praticamente di questo singolo è My Time, dalla quale poi abbiamo tratto un videoclip che ha girato praticamente il mondo e anche su YouTube ha avuto molte visualizzazioni. Esatto, esatto, infatti My Time è fruibile a tutti ed è veramente, ecco, è un bellissimo, scusate, è un bellissimo biglietto da visita questo, perché a parte che il video è fatto benissimo, adesso anche lì poi mi direte, nell'arco della serata mi direte con chi avete collaborato, perché è fatto veramente bene. Tra l'altro nei commenti di YouTube, molto cinematografico comunque. Esatto, nei commenti di YouTube qualcuno faceva anche un commento relativamente alla barba di Eddie, quel perché praticamente lui è il sosia di Wolverine. Esattamente, esattamente. No, è uguale, Luisa, te lo posso garantire. Ho visto, non avevo collegato, però ho visto. Io avevo il timore che a un certo punto tirasse fuori gli artigli, perché era veramente uguale, è un X-Men. Dire che è un personaggio graffiante a quel punto lì. Brava, esattamente. No, e quindi sui commenti YouTube invitiamo tutti, adesso poi scriveremo sulla chat dove trovare questo video, ma è facilissimo, comunque basta andare su YouTube e digitare My Time dei The Max, e vi dà veramente la possibilità di capire che tipo di che band stiamo parlando, una band che comunque ha fatto un buon sound e soprattutto ha la possibilità di cimentarsi in questi video. Ti chiedevo una cosa, sai come tempi, come si è messi per capire se devo far già partire un brano? Io direi sì, quasi quasi di mandare, questa volta lo dico io il brano. Oh girl, il brano. Guarda che non è, posso subito correre, non è Oh Girl, ma Hey Girl. Ah, Hey Girl, hai visto già insomma cioè, hai sbagliato anche la vocale, cioè per farti capire. Sì. Vabbè, insomma, è una vocale, va bene, insomma. Sì, che ho sbagliato. Sono briciole. Sì, ma figo, pinzillacchere, diceva Totò. Cusquille. Può succedere nella vita, Guarda, parlare col microfono chiuso prima, quindi puoi immaginarti, insomma. Scommetto il libro divino comincia a fare effetto stasera. Ecco, vai. Perché non mi hai rubato la parola, perché ti avevi chiuso il microfono. Sì, sì, per non rubarti la parola, mi hai chiuso il microfono. No, allora, siamo arrivati ai 17 minuti ormai e... hai fatto la prima domanda ai ragazzi e ai The Mags. Sei ascoltato, sì. Io ho ascoltato la risposta, però... non lo so, li volevo più incisivi. Tranquillo, adesso facciamo riscaldare un attimo, mandiamo subito questo brano, dopodiché... Allora toccate le ventole del computer, ragazzi. Le ventole del computer, dici, saranno quelle? Sì, no, bisogna riscaldarli. E adesso riscaldiamo questi The Max, sai, adesso riscaldiamo. Manda subito questo brano e dopodiché vedrai che ci regaleranno emozioni. Va bene. E vai col brano! Je pour mieux recommencer.
uccisi. Ed eccoci di nuovo qui in diretta web radiofonica, sempre da Saluzio Web Network, i due compari più uno. Questa sera i The Next, i nostri ospiti cappeggiati, capitanati questa sera non dal loro frontman Eddie, ma bensì dai nostri cari amici David e mi sfugge Roberto. Eccolo qua, mi ero perso, scusate. Scusa Roberto, chiedo no, vai, e prima di dirvi qualsiasi cosa vi volevo solo far notare che il Turco, l'altro chitarrista e cofondatore con Eddie, vi saluta, anzi ci saluta perché ci sta seguendo in chat. Non so se l'avete notato, beh, lui è qui, lui vi sente, perciò occhio a quello che dite, perché è il cofondatore, potrebbe stromettervi in qualsiasi momento. Ciao Mattia. Ciao Turco. Poi mi spiegate perché lo chiamate il Turco. Certamente. Mi direte perché fuma, perché è brutta. No, nessuna delle due. È proprio più semplice. Manco perché è abbronzato, perché è brutto lo stesso. No, è anche proprio più palese. Perché è turco. Ah, è turco. Mazza che fantasia. Allora, a questo punto possiamo anche dire... Roberto, possiamo anche dire allora gli altri nomignoli, no? Perché lo chiamiamo rosso questo David? Beh, per via dei capelli. Ha un colore tipo... molto acceso, sì, direi proprio sì. Non possono vederlo, ma è parecchio rosso. È abbastanza. Ma invece tu, Roberto, o è una cosa sua proprio? No, è proprio il suo colore naturale. E tu, Roberto, invece, come ti chiamano? Niente, più che altro non ho un vero soprannome. Riguarda più che altro magari il fatto che un animale mentre suono, perché sono abbastanza preso dalla foga, allora di solito o è bestia o cose simili. Eccezionale, come, cioè proprio la bestia. Bestia come soprannome è abbastanza forte, però. Sì, ma ho quell'impatto scenico lì dal vivo, quindi... Ho capito, e per quello che riguarda David, io so anche che lo chiamano, se non sbaglio, Wild Child, giusto? Sì, esatto, proprio perché sul palco, bene o male, mi scateno anch'io, e proprio come persona sono molto selvaggio. Ma diciamo le cose come stanno, cioè qui poi non stiamo suonando il liscio, insomma, stiamo suonando che cosa fate voi di musica? Perché non me la chiesto. È la domanda che volevo fare io. Ah, scusami, allora aspetta, non ditemi nulla, faccio un passo indietro, cancelliamo questi 5 minuti. No. Quando ci sarà il podcast non ci saranno questi 5 minuti, sai, fai la domanda, prego. No, perché ho letto, informandomi un po' in giro, già hai letto, già qualcosa. Cioè, ogni tanto mi faccio sentire. Che voi siete un gruppo, diciamo, la vostra musica è garage e poi è rock. Eccolo. Sì. Diciamo che è la definizione che si avvicina di più a quello che facciamo. Ecco, spiegate a uno come Saiz, che ha tante peculiarità. 60 anni, quindi. Ha tante peculiarità, ma certi meccanismi ancora gli sfuggono. Cosa vuol dire esattamente questo stile di musica? Sì, praticamente il nostro genere, al di là che noi non ci piace tanto darci un'etichetta specifica, noi facciamo un specifico del rock e basta, nel senso che ha diverse sfaccettature, che riprende magari un po' di sound dagli anni 70 fino ad arrivare al rock proprio moderno. Quindi il nostro genere, sì, è etichettato come garage, ma ha anche altre influenze, diciamo che sì, prevalentemente si avvicina al garage per le sonorità simili a quelle dei gruppi comunque di quella scena, soprattutto in America, e quel rock nato sul fine degli anni, comunque negli anni 90, quelle sonorità un po' più che si distaccano dal rock classico, ma comunque, come dice David, sì, noi abbiamo delle sfaccettature che arrivano anche fino al funky, quindi è un po' difficile dare un'etichetta precisa. Sì, siete abbastanza veramente aperti da questo punto di vista. Sì. Esatto. Avete qualche band, qualcuno, cioè vi siete ispirati, a parte che poi voi vi siete uniti dopo al gruppo, quindi è normale che sia soggettivo vedere una band già navigata alla quale ispirarsi, giusto? Però non so se adesso voi avete vi siete mai rapportati a qualcuno di più esperto, di più navigato, e dal quale magari cercate di cogliere i trucchi, insomma, i segreti, oppure no? Beh,
al giorno d'oggi è una cosa che viene, anche se non spontanea, viene proprio automatica, perché con tutto l'eccesso di informazioni ormai, cioè, ti viene proprio sbattuto in faccia, anche solo un gruppo americano, ormai tutti prendiamo esempio. Noi diciamo che abbiamo degli stili di musica, beh, io e David neanche tanto, ma rispetto ad Edoardo e Mattia abbiamo degli stili di musica un po' diversi. Io e David arriviamo comunque da precedenti band dove suonavamo prevalentemente metal, e quindi abbiamo dei gusti che rispetto a Mattia e Edoardo appunto sono magari un pochino più estremi. Ad esempio David è un appassionato di Zakk Wylde, chitarrista che ha fatto dei CD importanti con Ozzy Osbourne. Sì. Esatto, io invece più o meno sono sempre su quel genere, ma vengo più magari da gruppi come i Megadeth, sul thrash metal tipo Slayer. No, spesso mi piace anche ascoltare gruppi molto più rock come Helicopters. Comunque gruppi molto del genere inglese anche. C'è anche da dire che la mia precedente band, prima di entrare nel The Merz, era appunto una band rock. Proponavamo cover comunque anni 70-80, quindi bene o male col passare degli anni mi sono diciamo un po' alleggerito. Cosa vuol dire alleggerito? No, nel senso che all'inizio ero molto anch'io sul death metal, sul thrash metal come Roberto, poi ho preferito distaccarmi totalmente o quasi totalmente da quel genere, ho preferito anche suonare qualche cos'altro fino ad arrivare appunto ai The Merz. Perfetto, volevo dire una cosa riguardo, proprio per allacciarmi a quello che state dicendo. Prima una piccola nota di servizio, che Saius si sta rendendo, vedo, collaborativo al massimo, perché hai postato il link della loro pagina di YouTube. Sì. Del loro video su YouTube, quindi bravissimo Saius, così i nostri ascoltatori potranno cliccare su quel link per andare a sentire veramente la vostra musica, la vostra arte. Una cosa che il Turco ha detto, che io condivido moltissimo, non so se l'avete visto in chat, ma è giusto ribadirla. Luisa, vuoi ribadirla tu? L'hai vista? Cosa? La formazione di Turco? Sì, esatto. Non hai ragione, l'etichetta è una cosa pesante anche da avere addosso. Allora diciamolo, perché appunto non, una cosa importante, non tutti possono vedere la chat, nel senso che come ben sai Luisa, lo dico anche a David e Roberto, Saius Web Network.net, anzi la voce di Saius non viene sentita solo su questa piattaforma, ma su molte altre con le quali noi collaboriamo. Ci sono tanti siti che appunto riprendono il nostro segnale, diciamo così, e quindi noi li invitiamo a connettersi sul sito principale, dove possono anche interagire con la chat. Ma è anche vero che se sono di passaggio, magari su altre piattaforme, dicevo, non avranno la possibilità di vedere la chat, e quindi è anche giusto leggere, riportare ciò che i nostri amici stanno scrivendo. Il Turco dice appunto che la verità è che non sono riusciti a darvi un'etichetta. Viviamo in un mondo dove se non sei etichettato e sei considerato nuovo, come tutto il nuovo dà fastidio. Quindi voi siete quattro persone agli antipodi, che se li metti insieme insomma salta fuori qualcosa di strano, virgolettato. Ha ragione il Turco, secondo me, perché è una cosa che vediamo fin troppo spesso, ce ne rendiamo conto intervistando tante band, tanti ragazzi più o meno giovani, più o meno emergenti, che magari non sanno neanche loro come etichettarsi, perché di fatto non si ritrovano, no? Secondo i consueti canoni a cui siamo abituati. Certo. Complimenti al Turco per il suo contributo, veramente. Luisa, volevi agganciarti per dire qualcosa tu? Se no, avevo... Sì, io avevo ascoltato il vostro Apache e mi è piaciuto un sacco, perché grazie. Insomma, io non me ne intendo di musica, nel senso pentagrammi, note, poi so che ci sono degli strumenti, suonano bene, suonano male, questo. Quindi parlo a gusto personale, mi è piaciuto un sacco perché è vibrante, perché è intensa, nel senso che prende. Magari ci sono delle piacere, ma il discorso del c'è un motivo in tutto questo, almeno il motivo, il primo motivo che ho visto io è perché è un brano che mi sembra molto legato all'istinto. Sì, può essere. Sì, decisamente. Diciamo che non è un testo usuale, e quindi c'è, può darsi che comunque poi a seconda comunque della persona evochi delle sensazioni diverse, è meglio, perché vuol dire comunque che è un pezzo che lascia libera interpretazione. È una cosa molto bella da sentire, ragazzi.
Quello che vorrei capire io poi è come l'avete inteso voi. Comunque io vi parlo di quello che ho ricevuto io. Come l'avete pensato voi? Che sensazione volevate dare? Prendo la parola a David. Beh, più che altro una... Per rispondere, scusami David, per rispondere a questa domanda dovresti scolarti prima un'altra birra e poi dopo... purtroppo siamo a secco, siamo con cose alcoliche. Oh, mandate qualcuno a comprarle, perché vi vedo un po' giù. No, io sono uno sportivo, quindi non bevo. Io non anche da lui, io anche. Uno sportivo, e cosa fai sportivo? Praticamente adesso sto facendo bodybuilding, facevo un po' di tutto. Io gioco arti marziali, se no beh, David gioca a calcio invece. Io gioco a pallone. Per cui una squadra locale o un semiprofessionista? Sì, squadra locale, sì sì. Ma perché non mi voleva nessuno delle squadre forti. Ma fai come me, fate come me, io sono un grande sportivo. Ah. Faccio tutte le mattine ginnastica, quando sto a letto. Benissimo. Tocco con la mano il pavimento, poi lo alzo, poi ritocco, poi lo alzo, poi ritocco. Sai, se dicendo ginnastica da camera da letto, tu capisci che la gente potrebbe un attimino fraintendere, ma ci sta, per l'amor del cielo. E puoi fare parte della libera interpretazione. Ma esatto, collegandoci a Pash, no? Giusto? Libera interpretazione. No, quindi, come vedete, diciamo ai nostri ascoltatori che qui abbiamo anche dei ragazzi che si mettono in gioco con i The Manx, ma che appunto fuori dal contesto musicale hanno una vita come tutti quanti i ragazzi, quindi chi fa, diciamo, bodybuilding, chi gioca a calcio, eccetera eccetera, quindi c'è ovviamente la possibilità. Ecco, questa è una cosa che notiamo spesso, cioè fino a quando non sei un professionista a tutti gli effetti fai, diciamo, anche fatica, no, a conciliare le due cose. O ditemi voi che siete più esperti. Sì, perché comunque, visto che non ci sono solo le passioni e ci sono anche i doveri, bisogna anche tener conto di conciliare un lavoro, conciliare un sacco di altre cose, quindi diciamo che è una passione che ti porta a fare dei sacrifici, però li fai volentieri, perché è una cosa che ti piace fare, semplicemente quello. Esatto, forse infatti il sacrificio è andare a lavorare, forse tra i due, nel senso che cioè fare un lavoro che non è quello che vorreste fare voi, ma che forse domani farete, cioè darvi al 100% alla musica. E da quello che abbiamo sentito sicuramente ci sarà questa possibilità, almeno ce lo auguriamo. Ecco, grazie. Una cosa che, alla quale vorrei agganciarmi, e Zavitz converrà con me, che spesso ci è capitato, come dicevo, di intervistare ragazzi più o meno giovani, più o meno emergenti, che avevano più o meno tutti lo stesso problema, cioè qualcuno che li seguisse, non avevano qualcuno che li seguisse dal punto di vista artistico. Voi almeno so che questo problema l'avete in parte risolto, adesso collaborate con un'etichetta, se non sbaglio, no? Sì, siamo sotto un'etichetta discografica di Milano, la Top Records di Guido Palma, ed è una major molto importante per quanto riguarda la scena italiana, e quindi cioè, siamo veramente contenti di come lavorano. E come li avete conosciuti? Perché sai, magari in questo momento, cosa probabile, ci stanno ascoltando anche altri ragazzi che forse hanno preso la chitarra in mano da poco, magari sono anche bravi, però è un po' presto, no, per andare a cercare un'etichetta discografica. Quindi è giusto cercare di dare, voi che siete un pochino più navigati, dare qualche informazione in più, no? Come vi siete messi in contatto? Vi hanno cercato loro? Li avete trovati voi? Non lo so. Allora, mandiamo adesso anzi, così possono pensarci prima, con calma, la risposta. Ecco, prima di farci dare la risposta dai The Manx, vorrei mandare, così creiamo un po' di suspense, Luca, mandiamo un bel brano, Cat Mangi, questo brano si intitola, ok? Cos'è che mangi? Cat Mangi, il nome non capivo cosa. Dopo lo dirai, ti dirò come fa e te lo dirò. Adesso mandiamo un bel brano e così vediamo un attimino. E poi facciamo dare la risposta ai ragazzi. Ok. Magari vi faccio anche la domanda, via. I ragazzi potranno così pensarci un attimino su, perché poi ho visto che il turco ha risposto alla Luisa. Ecco, ha risposto alla Luisa per quanto riguarda Apache. E anche quello vorrei che si riprendesse, ok? Andiamo col brano. E vai con Cat Mangi! Mazza che pronuncia!
just wanna know what you fear. Oh, I just wanna find out why you disappear. I'd like to come to you. Memories decoding your size. I share your misery, but still I cannot make it right. If you could tell me when or why we lost our way, if you could turn back time and stay for one more day. Cause I believe that someday there would come a time when we look back and then we find where we went wrong. And after all, we know where we belong. Collecting my memories, decoding your sight. I learn from my history, but truth is still so hard to find. If you could tell me when or why we lost our way, if you could turn back time and stay for one more day, 'cause you know. E ritorniamo in diretta web radiofonica su Saius webnetwork.net, trasmissione Due Compari più uno. Questa sera il caro Saius, il padrone di casa, il sottoscritto Luca e Luisa ospitano i The Max, rappresentati quest'oggi dal punto di vista vocale da Davide e Roberto, ma in realtà in chat dicevamo che il turco si sta dando veramente da fare, dandoci tanti tanti spunti. Sta sfogando. Esatto, riprendiamo Davide dalla domanda che ti avevo fatto, nel senso che comunque, pur essendo una band che non è nata da tantissimi anni, comunque avete la possibilità di collaborare, di lavorare con questa etichetta discografica. Esattamente. E,
e la Top Records, una cosa importante perché difatti rispetto a molti ragazzi più o meno emergenti fanno veramente fatica ad instaurare un rapporto con le etichette, devono veramente, passami il termine, sbattersi di qua e di là per cercare di trovare lavoro, perlomeno cercare di piazzare con la loro musica, la loro arte. Quali consigli riesci a dare, soprattutto quanto vi è utile questa etichetta? Allora, innanzitutto posso partire dicendo solo un esempio di quello che comunque può fare un'etichetta quando ha i mezzi, quando crede nel prodotto, comunque prodotto è una brutta parola, quando crede in quello che fa comunque un gruppo. Ad esempio, in questi giorni stavano andando in Francia al MIDEM, che è una specie di convegno, dove le etichette praticamente tengono un gruppo di punta e lo presentano. È come se fosse un festival di Cannes, però delle etichette. E appunto proponevano noi, comunque ci presentavano. E quella è una bella cosa, comunque, una bella finestra, una bella pubblicità. Il problema è che spesso non è tanto il problema delle etichette. Prima è di gente che suona, comunque di gente che fa qualcosa ed è non crede abbastanza in quello che fa. Perché noi, nonostante non suoniamo da tanto, abbiamo, almeno nei The Mags, abbiamo comunque un background di esperienza abbastanza lungo. Cioè, quello che suona di meno di noi suona da 6-7 anni. Quindi avete anche coscienza dei vostri mezzi, insomma. Sì, la prima cosa che devi fare è sempre credere in quello che stai facendo, se no non vai da nessuna parte. Sì. La base è quella. Il problema è che sembra una cosa scontata, ma in tanti non lo fanno. Quindi quello che dite voi è non lasciare che altri ti impediscano di credere. Esattamente, cioè se tu fai una cosa devi esserne convinto, c'è poco da fare, nessun altro crede in te al tuo posto, è quello il discorso. Se ti sbatti qualcosa arriva, come ad esempio è stato in questa etichetta. E ci ha trovati e adesso le cose sembrano andare per il verso giusto. Perfetto, perfetto, e soprattutto guarda, queste tue parole vorrei che le sentisse, se non in diretta, anche in un secondo momento, Cyrus, converrai con me, Gianluca, il nostro artista a 360 gradi, che Gianluca dovete sapere che oltre a presentare questo programma, perché di fatto è lui il vero presentatore, io lo aiuto, diciamo così, è veramente un artista completo, musicalmente parlando, artisticamente parlando, è anche un attore, speaker e quant'altro, veramente un background pazzesco. E sentendo le tue parole, il fatto che bisogna credere in se stessi, sicuramente penso che è un messaggio importante, un messaggio senza filtro quello che stai dando, cioè che tutti possono veramente, mettendosi ovviamente a testa bassa a lavorare sicuramente, raggiungere anche dei grandi grandi risultati. Luisa, io volevo che tu riprendessi anche quello che ci sta scrivendo il turco, che è impazzito, è veramente indemoniato. Sì, sta sfogando proprio. Anzi, no, Turco sei un grande, perché non mi sentivi, avevo abbassato il microfono come al solito. Ok, Turco, fatti vivo. Turco parlava del brano dei The Mags, Apache, dicendo che comunque parla della sofferenza di un popolo. Lo sappiamo tutti quanti. Pronto, ci sono stati tutti. Niente, la connessione non le vuole. Scusami un attimo, Luisa, perché c'è un attimo di perdita di connessione con i The Mags. Eccoci qua di nuovo. Cari David e Roberto, la nostra carissima speaker Luisa ci stava dicendo, appunto stava riprendendo ciò che diceva il turco in chat, perciò adesso un attimo solo che la facciamo finire il suo intervento, che è molto molto interessante. Cerca lei di dare voce al turco, vai Luisa. Sì, esatto, questo esperimento. No, il turco diceva che si parla di una popolazione che ha sofferto e di questo dolore che può anche essere silenzioso, cioè la manifestazione del dolore non sempre è quella che vediamo intorno, per esempio parlando di film e cose del genere, almeno io lo interpreto così, ma può essere anche una cosa che pulsa ed è interna e non esce se non attraverso immagini e sensazioni e non solamente attraverso l'udito, per esempio. Sì. Perfetto, perfetto, è veramente un grande contributo quello che sta dando quest'altro componente della band. Quindi a questo punto manca solo Eddie, diciamo, sì, no? Cioè quello, il capitano, il comandante dice: ragazzi, andate avanti voi. Fantastico. Passa la fiacco, come si direbbe. E tra l'altro il turco ci ha detto poc'anzi che è a casa con la febbre, scusate, quindi questo è l'unico modo per farsi sentire. Fantastico, fantastico. Salutiamo la Cri 91 che è in chat. Ciao, anche lei. Chi è? Voglio saperlo. Eccolo, sì, senti una ragazzina.
Sinceramente vorremmo saperlo anche noi. No, però, no, no, se... dovrebbe essere Cristina, la mia ex compagna di classe, delle superiori. Ah, sì, sì, è vero. Ma quindi siete nel 91? Sì, 91. Perché non lo sapevi, sono giovanissimi, sono bravi. Ma sono l'età mia, quindi. Io sono aspetta, scusate, un attimo, un minuto di silenzio per Saius che si sentirà a disagio dopo sì, mi sento esattamente a disagio perché io sono qualche anno prima, due o tre anni cioè, prima del 91. Saius, vorrei farti notare che io sono il più vecchio questa sera e questo mi mette veramente mi sento come un grande saggio. Mi sento come un grande saggio io, non so tu Saius, ma la proprio carissimo così. Luca, eccolo qui la serva di casa Saiuz che vuole rivolgerti da parolina, ma cosa dici te? Questa è demenza senile però sai. Quindi tornando agli amici di questa sera, che qui ne abbiamo visto che c'era c'era Beltra che ha contribuito, che ci sta seguendo in chat, ci fa molto piacere che vi segue. Tra l'altro c'è la Cri, io la chiamo già la Cri, ormai è un'amicona per me, anche se non la conosco, però sicuramente sarà una persona splendida se contribuisce in questo modo alla trasmissione. C'è Saius che nella nostra chat interna scriveva le date di nascita dei ragazzi. No, non c'è dire. C'è un grandissimo salto temporale, Saius, io dei nipotini quasi, sai, sei dei nipotini questa sera. Sono quasi 40 anni. Adottaci. Siamo un po' tutti figli di Saius, diciamo così. Quindi dove eravamo rimasti? Luisa, dimmi tu. No, eravamo al fatto della canzone Apache. Ah, siamo sempre lì? Non ci siamo mossi da lì? No, ci possiamo anche muovere. No, scusatemi, il Turco aveva scritto una bella cosa su Apache, Luisa, dai, dillo. No, ma l'ha detta prima, sai, Saius, o no? Sai, mezzo litro di vino oppure no? Ma sai che da queste cose che capisco la tua età anagrafica, lo sai, proprio da queste piccolezze che, cioè, dopo che lei ha fatto un discorso, arrivi tu, no, non vorresti riprendere per cortesia? David, aiutami tu per piacere. David, chi? Aiutami tu, ok, parla anche lui. No, scherzi a parte, dai. Volevo porvi una domanda. Posso farvi una domanda io? Sì, prego. Sì. E ogni tanto Saius entra dentro, perché voi prima parlavate, diciamo, delle ingerenze culturali della musica, no? Di quella che voi sentite. Ma è vero che, insomma, le vostre influenze provengono anche da Alice Cooper, Turbo Negro, i Fu Manchu, le Zeppelin. Sì. Ecco, più che altro alcune influenze, tipo vedi Fu Manchu, Turbo Negro, derivano dalla passione di Edoardo. Alice Cooper, diciamo che sì, ci si avvicina parecchio. Beh, piace un po' a tutti. Piace un po' a tutti. Motley Crue è il mio gruppo preferito, per cui è stato introdotto anche quel gruppo, anche perché comunque abbiamo anche ascolti verso quel genere, verso la rock anni 80, per cui quei gruppi lì ci rappresentano un po'. Quindi insomma avete abbastanza un'influenza abbastanza ampia della vostra musica, no? Sì, assolutamente. È molto spaziale. È proprio per questo motivo infatti che non si danno etichette, no Saius, se rammenti. Bravo. Proprio questo è infatti uno dei motivi per i quali non li puoi dai una categoria, no? Una cosa che mi ha lasciato, staccandomi un attimo da questo discorso, una cosa che mi ha lasciato, come dire, mi ha impressionato, è anche andare su Facebook e digitare The Max, notare come la vostra biografia sia scritta veramente con una verve, una voglia, una fame, se vogliamo, molto che ti prende, no? Adesso non so chi l'abbia scritta, se è Eddie, forse. Mattia è stato a scriverla. Mattia, ecco, era la mia seconda scelta, nel senso che Mattia, tra l'altro, su di lui c'è, veramente ci sarebbe da scrivere penso un libro, perché per quelle poche righe si possono notare come lui abbia, se non sbaglio, non vorrei commettere le mie solite gaffe,
Non è lui che vive tipo in un bosco, una cosa del genere, giusto? Esattamente. È lui, okay, lui. Il turco lui, o no? È il turco, sì. Ma è il turco, sì. Allora, vedi, ho uniti i puntini, perfetto. No, è una storia bellissima. Infatti ci dispiace che lui abbia la febbre. Anche tu hai la febbre, perché anche Gianluca ci ha abituato, vero Saiz, ad avere sempre la febbre ultimamente. No, devi sapere, Saiz, che non so se hai avuto modo di leggere la loro biografia. È molto molto interessante, perché hanno tutti quanti, a parte un background particolarissimo, ma poi anche un modo di vivere che è un po' distante, se vogliamo, da quello a cui noi siamo abituati. Questo Mattia, il turco per l'appunto, vive credo con due lupi in un bosco, cioè ha fatto esperienze di vario genere culturali, quindi è veramente, non diciamo nulla, lasciamo la curiosità ai nostri ascoltatori che eventualmente si andranno a leggere la biografia, che la si trova ovunque, ma è più facile trovarla su Facebook, digitando The Max, vedrete veramente di tutto di più. Io volevo andare a Rosso un attimo. Posso, prego, vai con Rosso. È vero che sei molto timido? Sì. Sì, sono una persona molto, molto timida io. No, secondo me soffre di bipolarismo, perché è timido, è timido fuori dal palco, ma sul palco... Esattamente. Sì, no, è una cosa che volevo chiedere io questa. Chi è sul palco il più aggressivo, il più strappapplausi, diciamo, di voi? Beh... Rob fa il suo, però anche io mi ci metto. Sì. Diciamo che abbiamo tutti un qualcosa che ci rende unici sul palco, ed è l'insieme che poi funziona tantissimo. Assolutamente. Cioè, io sono quello violento, David è il pazzoide, Mattia è quello che si strascica per terra, Edo è quello che praticamente non sbaglia mai un colpo, diciamo, è come il timoniere della nave lui. Quindi ognuno è una figura essenziale, soprattutto sul palco. E poi l'unione fa la forza, e quindi... Esattamente. Comunque, a proposito di... scusami, Rosso, leggevo Rosso. Da qualche parte che tu sei cresciuto a Panic Rock, allora. Sì, assolutamente, mio papà è un appassionato di rock e lui da piccolo mi fece ascoltare dischi dei vari di Purple, Whitesnake, non peraltro mio papà, in onore al cantante degli Whitesnake, mi chiamò appunto David. Capperi, il piccolo David Cover, eccezionale, e veramente, come vedi, la tua vita può essere più o meno, no, condizionata dalle scelte dei genitori. In questo caso è andata anche bene. Una cosa, c'è di peggio in giro, no, ah sì, su questo non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. E parlavamo anche di Eddie prima, ma la mente, se non sbaglio, cioè di questo gruppo, chi è che scrive i testi, chi è che arrangia i pezzi e quant'altro, è lui o chi? Per la maggior parte dei testi, soprattutto nel primo CD, è Edo, la mente. Mentre per quanto riguarda poi i pezzi che comporranno il nuovo album, che probabilmente uscirà già entro quest'anno, i pezzi, alcuni sono stati scritti da Mattia. Io e David per il momento non abbiamo ancora partecipato alla stesura dei brani, però abbiamo praticamente contribuito a dare l'arrangiamento. Beh, è importante comunque che tutto il gruppo si riunisca, cioè quando si scrive un brano c'è sempre chi lo scrive, chi lo pensa, chi lo mette in musica, eccetera, poi è il gruppo che alla fine che deve suonarlo, insomma, dà il suo contributo finale, no? Sì, più che altro in sala prove noi mettiamo giù le nostre idee per poi tirare fuori la canzone vera e propria, nel senso che comunque... Noi, le due chitarre spesso fanno cose molto differenti, ma comunque che si trovano tra di loro. Io faccio, quando mi fa sentire un'idea, poi la vediamo più che altro insieme. Tutto parte comunque dalle idee di Edoardo e di Mattia. Ah, perfetto, la base su loro, diciamo, per questo. Esatto, sì, ovvio. Noi, essendo subentrati, ancora non siamo l'anima del gruppo come lo sono i due come Edo fondatore e Mattia che si è unito subito. Ci vuole tempo per amalgamare il tutto. Senti, dimmi una cosa, chi è che ha detto la frase Eddie e la Fenice che esce dalle ceneri per rinascere nel rock?
È un Mattia. Concetto che è di comune accordo, ma è Mattia che ha proprio la immaginavo delle parole. È lui che è il frontman, poche parole. No, sì, no. È Edoardo, cioè, è l'anima. Edoardo, sì, sì, sì. Tra l'altro vorrei citare l'amico Beltra, che anche lui adesso si è svegliato, si sta veramente dando la pazza gioia in chat, e però prima Luisa ci manderà il brano. Sì, abbiamo Mind at Risk, Be Right Here. Ah, lo devo mandare? Luisa vuoi che lo mando sto brano, sì o no? Vabbè, notare la preparazione, il sincronismo che c'è tra Saiuz e il resto delle persone attorno a lui. Dall'altra parte del vetro, Saiuz ci delizia con questi suoi modi un po' particolari. È partito il nostro brano. E allora, come dice sempre Saiuz, e vai! Le medicine, Saiuz, le medicine. Where you go.
molto bene, cari amici, ed eccoci di nuovo in diretta con i due compari più uno, il vostro Saiuz che vi chiacchiera dai microfoni di Saiuz Web Radio. Vi ricordo che potete trovarci su www.saiuzwebnetwork.net e volendo potete scriverci, mandate un'email a info@saiuz.com e ricordate di iscriverci e di parlare di noi con tutti i vostri amici e i vostri conoscenti. Allora, la puntata di questa sera ha come ospiti The Mags, questo splendido gruppo di Verbania, che il loro genere è un garage rock. Io penso sempre al garage come parcheggiare la macchina, insomma, ma cioè, si capisce un attimino da dove provengono. Vengono dal garage, ragazzi, e suonano il rock dentro il garage. È così, proprio così. E adesso ritorniamo con la diretta. Ed ecco, già, ecco Luca subito che mi si accavalla. Allora, volevo solo ricordare che Gianluca questa sera non è con noi. Ci dispiace moltissimo che non è con noi, non è presente. Purtroppo era impegnato. Purtroppo i suoi impegni non solo mondani ma anche artistici, perché Gianluca ha proprio impegni artistici, essendo non solo un musicista ma anche un attore, quindi come diceva Saiuz, una nota di servizio. Dimmi. Saiuz, una nota di servizio. Hai notato che dopo tipo 20-30 parole tu hai il fiatone? Non ci ho mai fatto caso. Questo. Hai notato anche tu questa cosa? Ecco perché non ti facciamo mai parlare, perché generalmente c'è Gianluca che parla per tutti. Questa sera comunque abbiamo Gianluca è un grande, lo sai che Gianluca è un grande e sa tenere la parola molto meglio di me, insomma, molto meglio di me. Io purtroppo, no, lui non ha il fiatone, alla mia veneranda età, alla mia veneranda età di 18 anni, insomma, ho sempre questo fiatone, non so perché. Ah, certo, hai appena fatto. Aspetta un attimo, Natalia, ecco qua che è venuta Natalia vicino a me, ti faccio mozzicare, faccio uscire dal vetro e ti faccio mozzicare, Luca. Attenzione a come parli al tuo Saiuz. Hai? Questa è una minaccia, non è un avvertimento, è una minaccia. Allora ti ridò subito la parola, Saiuz. Perfetto, allora. Questo punto riprendiamo, dicevo, Gianluca non è con noi, ce ne dispiace, speriamo nella prossima trasmissione di averlo qua, c'è la, diciamo, la nostra colonna portante, insomma, è quello che con la sua verve riesce a mandare avanti e parlare per un'ora e mezza da solo, vero Gian? Sperando che ci ascolti da qualche parte, se hai la possibilità. Allora, se ci ascolti, no, perché può darsi dove si trova stasera che si può ascoltare. Sai che noi possiamo comunque ci sentirei in podcast, ricordiamolo, sono in podcast, ma ci possono ascoltare anche sui palmari, perché adesso che in beta test sto mettendo l'applicativo per gli iPhone, per gli Android e per Windows, l'applicazione, esattamente, a breve diciamolo anche ai ragazzi di Max, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che saiuzwebnetwork.net, grazie solo a Saiuz, quindi in questo caso diamo veramente il merito solo a lui, sia io sia Gianluca sia Luisa non abbiamo fatto nulla e tutti gli altri collaboratori si sono astenuti a fare qualsiasi cosa. E ha creato questa applicazione, anzi sta creando, che adesso è ancora in fase di test, questa applicazione con la quale sarà veramente possibile dal proprio palmare, smartphone, tablet, iPad o quant'altro, appunto scaricare l'applicazione e sentire le dirette, il podcast e quant'altro, il blog, eccetera, eccetera. Quindi veramente un complimento a Saiuz. Mi hai sempre messo in guardia da pubblicizzarlo perché era ancora in beta test, a quanto pare Saiuz vedo che... Sono orgoglioso di quello che ho fatto oggi. Tra poco lo lancerai sul mercato, quindi metteremo gratuitamente, ovviamente scaricabile sempre gratuitamente a gratis, perché Saiuz non fa niente a pagamento. Saiuz è non profit, non ha scopo di lucro, quindi tutto quello che si fa lo si fa sempre per la gloria, per la gloria, per la fama e la fame anche. Per la fame. Bene, ritornando ai nostri amici David eccetera, con dei Dmeg e Roberto, vergognati. Ma appena detto che io sono Alzheimer, c'ho l'età, un nome me lo permetti che mi scappi un nome? Capperi. Capperina, eccola. Ecco che è tornata, sono la serva del signor Saiuz qua, ma lei, signor Luca, non deve trattarlo così il mio padrone, sa? Lo deve trattare bene. Ho staccato il microfono, ho staccato il ricordo. C'ha ragione la signora, Signori, ma allora? Allora, Luca, te la chiacchiera. Dal momento che tic-tac l'orologio galoppa, caro Saiuz, è vero che abbiamo ancora tempo per fare tante domande, altre domande ai ragazzi che ci hanno la possibilità, l'opportunità di intervistarli, The Max.
torniamo a noi, sentiamo, parliamo di argomenti, non è che adesso non abbiamo trattato argomenti seri, per amor del cielo, però vorrei un attimino focalizzarmi su quella che è la loro arte, il loro lavoro. Abbiamo parlato di ciò che avete fatto, che vi siete aggregati dopo appunto alla band, e abbiamo visto il Turco che si è veramente dato da fare in chat, Eddie che questa sera è il frontman, ma questa sera appunto non abbiamo avuto modo di vederlo qui con noi, e abbiamo parlato di etichette discografiche, l'album, eccetera, eccetera. Ma adesso in cantiere che cosa abbiamo? Per il futuro, che lavori stiamo progettando? Cosa pensiamo di fare? Stiamo più che altro lavorando sul nuovo disco che uscirà fra qualche mese, e stiamo più che altro lavorando anche per i prossimi live. Diciamo che stiamo proprio per decidere se e quando entrare in studio, quindi comunque sarebbe una tempistica che porterebbe l'uscita del CD magari in concomitanza con una tournée all'estero, e quello che si parla adesso in casa, in etichetta, è proprio questo. Bene, ma di dove finireste all'estero? Quella è una sorpresa ancora, diciamo che bisogna ancora decidere in base alle risposte mediatiche dove trasferirci, comunque dove fare i tour. Ancora non c'è nulla di deciso, può essere Europa come qualsiasi altro posto, ancora niente. Tra l'altro sì, per quello che riguarda il nord Europa ci sono sempre molto spazio, nel senso che c'è possibilità di veramente destreggiarsi in un contesto completamente diverso che quello nostro, italico, italiano. È parola da chi appunto è già stato all'estero, non la mia la parola, ma da chi è stato nostro ospite e ci ha raccontato le sue esperienze. Anche Gianluca, il nostro collega, chiamiamo così, in quanto musicista si è dato da fare anche lui da questo punto di vista. E una cosa che non adesso dove sei anche più rispettati, penso, o sbaglio? Intendevate in quale posto d'Europa è molto rispettato il rock o in generale nel mondo? No, in generale come artisti all'estero, sia questo pensiero qui, mi faccio un po' la generalista, nel senso che mi è capitato di capire questo pensiero comune, diciamo. L'idea che si sia più rispettati all'estero come artisti, sì. Anche se sei alle basi, agli inizi. Diciamo di sì, più che altro all'estero, anche col fatto che è un cantante in inglese, in Italia comunque c'è quello, è una cosa che blocca. All'estero c'è una cultura del rock che è diversa da quella in Italia, che proprio per certi versi manca. Se ad esempio andiamo anche solo in Scandinavia, come Svezia, Norvegia o anche Finlandia, ci sono un sacco di band come gli Helicopters, come diceva prima Turbo Negro. Ci sono un sacco di gruppi che girano proprio in tutto il mondo. In Italia invece è una cultura che manca, quella del rock. È vero. Infatti uno di quegli aspetti che purtroppo affrontiamo durante queste chiacchierate che facciamo con le varie band. Una cosa che non abbiamo fatto, o se l'abbiamo fatta mi sono perso, sto diventando come Saius. I contatti, Luisa, li abbiamo detti? Sì. Ah, vedi, allora mi sono perso. Li abbiamo messi sulla chat del. Però non li abbiamo detti, perché diciamolo, come lo ripetiamo perché si fosse connesso solamente ora, che noi non siamo solo su saiuzwebnetwork.net, ma appunto trasmettiamo da altre piattaforme che amplificano la voce di Saiuz, diciamo così. E, per quello che riguarda quindi i contatti, Saiuz, i ragazzi ce li abbiamo, sì. I contatti? Dici a Saiuz, devi chiedere ai ragazzi i contatti. No, ho avuto un lapsus. Davide, dimmi tutto tu. I radioascoltatori possono trovarci su www.facebook.com/TheMaxBand, www.youtube.com/sempre The Max Band, oppure su iTunes, Reverb Nation, MySpace e quant'altro, e anche le recensioni del disco su Google. Bene, perfetto. Allora qui con noi ci abbiamo Mattia. Allora, chi vuole presentarlo? Mattia, il Turco. Mattia il Turco. Certo. Aspetta, ciao Turco. Saiuz si è svegliato, eh.
Come mi sono svegliato? Io sono sempre sveglio. Mi sono andato a fare un altro bicchiere di vino. Chiedo scusa? Ah, dicevo il lupo, anche il lupo. C'era uno di voi, era soprannominato il lupo. E lui? No. Sì, sono io con i lupi, ma visto che in questo momento sono un po' messo maluccio, i lupi ce li ho allegramente nel bosco perché sennò mi mangiano un disastro. E quindi sono solo sonetto, tra l'altro con la bull, la tazza di tè in uno stato pietoso, però... Ti pare di capire anche un bel raffreddore? Effettivamente sì. Non è una grande immagine, ma ti capiamo che la stagione è questa. Se volete vi metto il video, ma ho evitato per ragioni di autocensura, diciamo. No, finisce che poi mi vado a fare un altro mezzo litro di vino, meglio di no. infatti, lascio stare. Quindi, cari ascoltatori, abbiamo anche Mattia, il turco, come dicevamo poc'anzi, che è veramente di una furia in chat, e ti ringraziamo per questo perché hai dato veramente un grande contributo. Grazie e, a voi. E questa sera, appunto, quindi oltre ad avere da una parte Davide e Roberto, dall'altra Mattia, manca solamente Eddie, che però è un desaparecido, nel senso non sappiamo mica dove sia, si è perso. In realtà, come direbbe lui, è ad Alcatraz, nel senso che mi sa che stasera aveva la notte al lavoro, quindi lavorando in fabbrica, mi sa che è rinchiuso dentro a quello che purtroppo, speriamo per poco, è ancora un dovere, che è il lavoro che comunque abbiamo tutti, diciamo. E tanto lui ama fare le foto durante il turno, quindi lasciamo stare, no? Esatto, magari poi ci fatevi pure sentire il podcast quando in settimana, presumibilmente mercoledì o giovedì, il nostro regista Saius pubblicherà su sizewebnetwork.net la trasmissione di questa sera. Ecco, non mi venivano le parole questa sera, quest'oggi. Dove eravamo rimasti, Luisa? Di cosa stiamo parlando? Ci siamo persi. Di cosa abbiamo in cantiere? Mi stavate dicendo appunto. Ma perché che stai svegliando la Luisa? Il tour all'estero stare. E poi... Ah? Non la svegliare la Luisa, dai. No, no, è giusto che lei si impratichisca un po'. Vai Luisa, dai, scherzavo. No, parlavamo del tour all'estero e del fatto che ancora non conoscevano proprio i luoghi dove andranno a fare questi concerti e del rispetto che si porta all'estero più o meno di Italia per l'artista, che sia un artista che ha esperienza, che sia un artista emergente o quello che è. Sì. E una cosa, Luisa, cosa vorresti chiedere adesso che hai anche, senza nulla togliere ovviamente a Davide e Roberto, abbiamo anche Mattia che comunque è già, non dico una mente storica, però comunque ha qualche anno di spensi più nei The Mags, giusto? Sì, infatti sono qua distrutto a casa, quegli altri due sono indistruttibili, io guarda qua come sono conciato, e questi sono gli anni, non c'è niente da fare. Ma sono gli anni in che senso? Perché noi sappiamo che comunque si aggirano tutti su 92, 91, tu di che anno sei? C'è uno che è il frontman che è un 75 e io ho 10 anni di differenza in meno, fortunatamente. Comunque ho 28 anni io e ne ha 38 quasi Eddie tra un mesetto più o meno. Quindi diciamo che noi siamo un po' più datati, anzi io voglio, mi piace dire che abbiamo un po' più di esperienza. Suona meglio, vero? E allora che esperienza ho io? Ma la differenza la sentite? Allora, ti dirò, guarda, da una parte si sente la differenza su certe cose, ma al di là della musica, nel senso che in realtà si è riuscito ad instaurare un rapporto che non è anagrafico, è come se ognuno di noi avesse una parte fondamentale nel gruppo e quindi anche l'età comunque di Roberto e di David, che se vuoi è inferiore comunque a quella mia di Eddie, è come se ci avesse dato una carica in più, uno stimolo in più, la voglia di riserva energetica, quindi sì, praticamente come un turbo sostanzialmente, diciamo che è come se ci avessero buttato della benzina nuova e Eddie, se vuoi, e io comunque nuova linfa. Scusami? Nuova linfa, quindi
Esatto. Quindi vorrà dire che quando Mattia, tu e Daddy vi siete stancati di questi due ragazzacci, li caccerete via e prenderete altri due freschi, giusto? No, ci teniamo loro. Ma... Sì. No, con le amanti. Esatto, loro a vita, eventualmente, perché allora l'idea principale mia di era: abbiamo bisogno di nuova lista, o ci troviamo delle ragazze giovani, oppure ci prendiamo due musicisti giovani. Visto che le ragazze giovani comportavano poi un po' di problemini a livello di fidanzate varie, quindi linciaggi, abbiamo per i ragazzi giovani. E la prossima mossa sarà le ragazze giovani, però prima bisogna diventare famosi, quindi. Esatto, solo non c'è gusto. Esatto. Perfetto. Una domanda che faccio generalmente a tutte le band e me la riservo sempre per questi minuti più o meno finali, perché sappiamo che tendenzialmente alle 11:30 noi dovremmo chiudere la trasmissione, dovremmo, perché poi talvolta sconfiniamo e arriviamo poco prima di mezzanotte, ma vediamo di chiudere non troppo tardi, sennò poi non vi facciamo andare a dormire, soprattutto Mattia che è anche un po' malaticcio. Prima delle 5 di mattina mi sa che noi un po' difficile che dormiamo fra tutti, sai, siamo animali notturni. Ah sì, eh? Sì. Siamo come i gufi. Siamo tutte le rockstar comunque, quindi. E poi si vedono i risultati che quello lì è in coma. La cosa bella è che voi magari per diletto, no? Passami il termine, una parolaccia che non diciamo mai, ma dai, intanto scappa, cazzeggiate. Magari Eddie qui adesso sta lavorando, povero Cristo, no? È giusto, chi è che manda avanti? Se no, guarda che ci sono delle spese a mandare avanti il gruppo, per forza, uno dovrà mandare avanti. Non è che ci mantiene. Beh, però diciamo che ci proviamo, dai. Infatti, a livello di trasferte, nel senso che voi parlavate prima che se tutto va bene, diciamo così, potreste fare questo tour, mini tour o quant'altro all'estero. Al momento dove siete, voi che siete di Germania, dove geograficamente vi siete diretti come località più lontana, è bravissima, come località più lontana da casa? Ma allora, diciamo che comunque al di là di questa formazione attuale, con la formazione che c'era prima, che poi con la quale poi avevamo fatto Jealousy, che è il nostro primo lavoro, il nostro primo disco, ci siamo comunque spostati in Veneto, abbiamo suonato a Roma, abbiamo suonato a Milano, abbiamo suonato comunque anche in piazze importanti come l'Alcatraz, come la Rock and Roll Arena, comunque abbiamo suonato in palchi abbastanza, diciamo, prestigiosi, abbiamo suonato al Manhattan di Torino, che comunque è un locale storico, abbiamo suonato a Lucrezia di Genova, abbiamo avuto diverse date. Diciamo che adesso comunque con questa formazione io devo essere onesto e devo togliere il cappello comunque nei confronti degli altri due giovani, c'è stato un miglioramento veramente stratosferico, nel senso che sia come impatto scenico che proprio come livello tecnico hanno dato un apporto incredibile, e questo ci sta appunto, oltre ad aver avuto l'opportunità di essere presi sotto un'etichetta comunque importante quanto Top Records, ci ha dato anche l'opportunità di vincere dei concorsi, abbiamo vinto due contest su due ai quali abbiamo partecipato, abbiamo comunque delle date in programma, e diciamo che stiamo cercando di buttare veramente al fuoco più roba possibile, perché comunque con questa nuova formazione, con quello che è questa nuova famiglia, se vuoi, perché io la considero tale, siamo riusciti ad avere veramente una marcia in più, e io continuo a crederci, ci crederò sempre, però è come se adesso, dopo una vita a crederci, una vita, se vuoi, a provarci, è come se incomincio a vedere veramente che i risultati è come se incomincio a prendere quello che abbiamo seminato, prendere coscienza, insomma, anche esatto, se vuoi, sì, e questo lo devo principalmente a David e a Rob, che appunto ci hanno dato l'opportunità di emergere per quello che adesso è una realtà, e comunque poi io a loro gli farò firmare un contratto col sangue dove sono impegnati a vita a suonare con noi, altrimenti faranno una brutta fine, quindi io avrei una domanda: quanto sono importanti i contest? Allora, i contest sono una boiata assurda, eccolo finalmente
la bocca della verità. Sentiamo, però fermatevi un attimo dei contest. Eccolo. Allora volevo, ci fermiamo a contest. No, volevo far sentire la mia voce ogni tanto. Perché bravo. Io ho visto su reverbnation.com .com si è capito. Sì, che c'è questo sito, c'è un articolo in inglese, non traduco perché il mio inglese oxfordiano non me lo permette. C'è una foto di tutti e quattro voi, cioè non so se siete tutti e quattro voi a quell'epoca, con una coppa in mano. Era una coppa di champagne, che cos'era? Allora, era una coppa di un contest, uno dei due contest che abbiamo vinto. Allora... Aspetta, stava parlando Mattia. Stavi dicendo, Mattia? Ho detto che è una coppa di un contest che abbiamo vinto quest'estate e l'abbiamo riempita di birra e ce la siamo scolata allegramente tutti e quattro insieme. Bravo, 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 un applauso. Clap, 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 clap. E la serva di Saiuz vi dice... E perché non avete dato qualcosa anche a Saiuz, signor Saiuz? Perché da quest'estate, se ti portavamo la birra adesso, mi sa che era leggermente imbevibile. Comunque la prossima volta che ci vediamo, volentieri salta fuori anche un paio di birrette, dai. Ma molto bene, guarda... Si beve anche l'aceto, non ti preoccupare. Allora... Dimmi. No, beh, ero curioso di questa foto, insomma, ho voluto chiedere, appunto ho approfittato che parlava dei contest Mattia e quindi il turco. Esatto. E quindi la spiegazione bene, è che c'era la birra dentro è la cosa più importante, perché quello che c'era dentro che era importante. Sì, sì, sì. Una coppa vinta, giustamente. Ebbene, effetti. Ok. Luca, a te la palla. Dove erano rimasti del contest che appunto sono una boiata pazzesca, diceva Mattia, e i motivi potrebbero essere molteplici probabilmente, con questo network, sai, tu sai benissimo che ci siamo diretti in qualità di giornalisti, tra virgolette, in qualità di emittenti radiofoniche, e più spesso e volentieri a questi contest, vedi a Faenza, al Super Sound, eccetera, eccetera. Ne faremo anche un altro, un paio quest'estate, se non sbaglio, vero Saiuz? Ma come web radio, insomma, non come cantante. Come sì, no, mica come cantante, infatti dicevo, quindi abbiamo avuto modo però di assistere anche a come funzionano, no? Come sono strutturati i giovani che vengono messi in piazza, come vengono anche premiati e come vengono anche valorizzati. Quindi sì, che sia una bollita pazzesca ci può stare, è ovvio che dipende sempre dal punto di vista, no? Dimmi, mi piace. Allora, la cosa che mi piace sottolineare è che, vabbè, io tendo sempre a esagerare, nel senso che comunque mi piace dare fastidio. Però, boiata pazzesca perché? Perché io vedo comunque una persona come Eddie, che ha sempre fatto la sua musica per una vita comunque, perché... saranno almeno 20 anni che suona Eddie, tranquillamente, perché sì. Avrà iniziato intorno ai 15-16 anni, adesso ne ha appunto quasi 38, quindi anche di più. Noi tutti abbiamo partecipato a contest. Devo dire che ultimamente vedo più serietà, nel senso che adesso ho notato che ci sono dei contest, comunque ci sono dei vari concorsi dove c'è in campo della serietà e dove effettivamente viene premiato... in qualche logica, comunque in base al contest, per l'amor del cielo, però viene premiato per qualche logica appunto il gruppo. In passato diciamo che a diversi contest, soprattutto quelli di piccola portata, era un modo come un altro per far suonare dei gruppi a gratis, ti riempi il locale, perché comunque Riforap ti riempi il locale, fai suonare magari 8 gruppi a gratis, poi fondamentalmente più o meno si sa sempre chi vince o chi può spuntarla, e questo diciamo che col passare degli anni ti fa un po' inorridire, quantomeno ti fa vedere anche in un'altra ottica quello che dovrebbe essere in realtà molto più limpido e molto più pulito. Ultimamente diciamo che abbiamo partecipato comunque a dei contest più seri, più grossi, allora lì non posso dire niente, perché comunque abbiamo vinto dei soldi, abbiamo vinto delle opportunità, adesso penso ne faremo comunque
a breve un altro, e questo ci dà l'opportunità comunque anche di emergere sempre di più, e in questo devo dargli assolutamente atto. Se posso dare un consiglio ai gruppi che vogliono partecipare ai contest, fateli, ma fateli, cercate di farli grossi, belli, veri, evitate magari il contest nel localino sperduto dove alla fine siete voi che portate i gruppi, ecco, quello secondo me è da evitare. Senti Mattia, sai niente che c'è un, non so se è un contest o qualcosa, quest'estate ci sarà in Luca, dillo tu, dove? In Liguria? Ah no, è provincia di Imperia, Borgo Cervo, se non sbaglio, l'indisponente si chiama, ma in realtà è, non è proprio un contest musicale, è una serie di eventi, chiamiamoli così, si riferisce alla musica indipendente, infatti il gioco di parole è proprio questo, indie sta per indipendente, is è ovviamente Ponente perché si appunto si svolge nella Riviera Ligure, quindi è Ponente. Molto interessante, ce l'hanno descritto, il secondo appuntamento, questo che faranno, credo, la seconda edizione, se non sbaglio, ci hanno invitato come media partner, quindi infatti cogliamo l'occasione per pubblicizzare, promuovere questo evento, e quindi sicuramente sarà interessante per noi assistere a questo evento, nel quale tra l'altro ci dicono ci saranno anche diverse testate giornalistiche importanti, quindi già il fatto che siano presenti è un buon segno. E poi vediamo un pochino come si evolverà, ripeto, è una cosa a livello locale, ligure, regionale, dove appunto ci hanno tirati in mezzo, diciamo così, ci fa molto piacere, perché comunque noi dove possiamo dare il nostro contributo al fine di pubblicizzare, o comunque più che pubblicizzare, divulgare, mi piace più, divulgare eventi, gruppi e quant'altro, come stiamo facendo anche con voi, noi cerchiamo nel nostro piccolo di farvi conoscere in un'altra nicchie di mercato, un'altra fetta di mercato, e quindi niente, a questo contest musicale avremo la possibilità. Eccoci. Ah, era caduta la, sì, era caduta la linea dei ragazzi. Sì. Dicevamo, David, che a questi contest musicali cercheremo di pubblicizzare questo evento che andremo a fare probabilmente ad agosto, qui in provincia di Imperia. Perfetto. No. Volevi mandare un brano, caro Stiles? Prima di dire, volevo dire qualcosa a Walter Mazzeo, cioè sempre riferendosi a questo discorso, dice alla fine se si è se stessi si viene comunque a galla e si hanno belle soddisfazioni. E infatti il fatto che le Max non siano etichettati è anche questo, nel senso che loro di fatti sono la musica che preferiscono, cioè quella che riesce a valorizzarli meglio probabilmente, quindi sono se stessi, e a quanto stiamo vedendo stanno anche cogliendo qualche diverse soddisfazioni, l'etichetta discografica, il disco, i contest vinti e quant'altro. Walter, ci fa molto piacere che tu sia ancora in trasmissione, ancora ci stai ancora ascoltando nonostante siano le 11:30, questo ci riempi di gioia, giusto Saiz? No, è un ritorno. Allora, io direi di mandare un brano e poi dopo facciamo i saluti, cosa dici? Dico che possiamo anche far così, dai, stasera ce la caviamo bene. Perfetto, allora io mando un brano delle Millionaire Blonde che si chiama, si intitola Se ne va. Questa volta ho scelto un brano in italiano, va bene? Accontento anche chi... Ecco, un po' di par condicio. Parte condicio. Siamo in periodo questo di par condicio. Sì. E allora dico semplicemente vai con Se ne va delle Millionaire Blonde. E vai! Non ti smentisci mai, eh? Ogni volta mi perdo nella mia gelosia, ma è soltanto il momento.
attaccato, cazzo di... Ed eccoci di nuovo qui in diretta web radiofonica al palinsesto di sizewebnetwork.net, due compari più uno, ospiti The Max, e in questo fuori onda l'amico Mattia si stava, abbiamo avuto questo incontro ravvicinato, se vogliamo, con il pigiama del malaticcio, del terzo tipo esattamente, in cui David e Roberto ti sfottevano alla grande e tu non potevi veramente far nulla che incassare, altronde, il turco. Vabbè, ma per forza, ma la bullo pardata però è il tocco di classe, davvero. No, è fantastica Mattia, veramente. per tutti, diciamolo anche alla Cri che ha scritto, che ci ha scritto un secondo fa, che hai veramente, sei attrezzato di ogni cosa, tra, non so, ti manca solo la sciarpina, dopodiché sei veramente di tutto punto. Hai anche quella, adesso ci guarda, guarda che... anche la sciarpina. Cioè anche sei la fantastico. Guarda, sai che ospiti che ti porto, vedi? Altro che i rocker, cavolo. Sono qua col tè, la bulba e l'acqua calda, il pigiama e la sciarpina. E poi parliamo di rock. Senti, le babbucce non ce le hai, non so, qualche vabbè, altra cosa. Questo è il post-rock, quello che succede dopo il rock alla fine, no? C'ho anche perché, le babbucce. È incredibile. E perché in realtà l'anima del rocker è questo qui, il pantofolaio. Esatto. Sì, sì. È vergognoso. No, dai. Guarda David, la cosa buona è che almeno siamo in radio, quindi l'abbiamo visto solo noi, quindi rimarrà solo tra noi questa immagine. Sappiate ragazzi che noi comunque vi invitiamo, anzi colgo l'occasione per invitarvi ufficialmente alla, diciamo per un'altra intervista, quando ne avrete voi, quando riusciremo a incastrare di nuovo gli appuntamenti, magari tra quando qualche mese... Quando avrà raffreddore Mattia, quando Eddie non avrà il turno di notte, quando David e Roberto non psicolizzeranno contro di te, Mattia. No, scherzi a parte. La prossima volta lo faccio con loro, così non abbiamo... Esatto. Problemi. Sì, se ti fanno... Allora, beh, gli dai anche due schiaffi. No, sì, comunque... Cosa importante, noi ci teniamo sempre a rinnovare questo invito, magari non subito, tra qualche mese, quando avrete pubblicato qualcosa di nuovo, quando avrete fatto un tour all'estero. Chi lo sa, sono tutte belle sensazioni, emozioni che voi provate, che potete trasmettere a noi e quindi a tutti i nostri ascoltatori. Tra l'altro i ragazzi della chat non possono vederlo, i nostri ascoltatori nemmeno, ma adesso addirittura David ha messo il video, quindi vediamo il turco da una parte, il rosso dall'altra, il batterista che l'abbiamo perso, è scomparso il batterista, è fantastico. Luisa, volevi dire qualcosa ai ragazzi prima di congedarli? No, io volevo far notare no, niente, posto. Ah, ottimo intervento lui. Esatto. Tu Luisa, hai notato che alle 11:30 sbotti, a un certo punto perdi la testa, è eccezionale questa cosa. Allora sai, se dici qualcosa tu. Ok, sì. Stavo parlando allora, col microfono spento e, come al solito, vedevo la faccia di Mattia, insomma, che ormai guarda là, non ci sta più. Ti abbiamo sentito, Stiles, ti abbiamo sentito. Sì, voi sì, ma gli ascoltatori no. Ma la domanda che, cioè, non è una domanda la mia, è una richiesta, se uno dei ragazzi, insomma, incominciasse a parlare un po' degli indirizzi, Facebook, tutto quanto, perché detti anche a voce restano questi indirizzi, restano nella registrazione, mentre nella chat no. Sono esatto, rimarchiamo quello detto, quanto detto prima, relativamente appunto ai vari link, indirizzi e quant'altro. Bravo, così bravo. In questo come sembravo, e diamo questo colpo di coda finale, in modo che così chi si è messo in contatto adesso, chi è presente, ci sta ascoltando per caso da un'altra piattaforma, comunque riesce a sentire la vostra musica. Chi me li dice? Poi sono anche sulla chat, comunque c'è il link di My Time del video e c'è il link della pagina Facebook. Sì, sì, ma esattamente. Nella registrazione resta fermo lì, nella chat poi dopo col tempo viene cancellata. Allora, niente, ci potete trovare su MySpace come The Max Band, ci potete trovare su Facebook sempre sotto The Max, sia The Max Band che è il gruppo, che è la fanpage che è The Max, ci potete trovare sul nostro canale YouTube che è The Max Band, oppure cercando The Max My Time, che è il nostro nuovo videoclip. Ci potete trovare sul nostro sito internet che è themags.gimdo.com,
dove appunto c'è anche del merchandising e tutto quello, si possono ordinare i dischi, si può ordinare tutto. Ci potete trovare, diciamo, un po' ovunque, cliccando su Google appunto The Max, vi vengono fuori un po' di pagine dove potete dare un'occhiata, curiosare, sapere delle news, anche delle recensioni o quant'altro. Quindi diciamo che siamo presenti un po' dappertutto. Molto siete, bene. Siete come il prezzemolo. Sai, esatto. Se ho ben capito, siamo alle battute conclusive, ai saluti finali. Quindi se mi lasci un istante la parola, 39 in questo momento. Sì, dai, siamo perfettamente, dai, sforiamo di qualche minuto, ma non fa niente. E tanto, diciamo la verità, il direttore della radio non si arrabbia, vero Saius? No, no. Se il direttore barra regista barra factotum. E una cosa che mi ha veramente impressionato di questo gruppo, al di là del sound, che risulta essere palese dirlo, e parlando di una band musicale, dal punto di vista umano, abbiamo veramente focalizzato l'intervista su quello che dicevano, cioè ascoltare veramente le loro idee, le loro impressioni, le loro esperienze, che comunque ne hanno pur essendo giovanissimi. Intanto giro i saluti di Walter Mazzeo in chat, che saluta, da un saluto a tutti gli artisti e anche allo staff, quindi anche a noi, Saiz e Luisa. Grazie, ricambiamo. Ricambiamo, grazie Walter. Dicevo, quello che ci ha impressionato in questa intervista, come la maggior parte di esse, è veramente capire chi abbiamo dall'altro lato, no? Capire che David, Roberto, Mattia, Eddie, che questa sera non c'è, sono comunque persone, ragazzi, che più o meno giovani, perché comunque Eddie già ha 35 anni, se non sbaglio, più o meno giovani, hanno già un background notevole e ci hanno dimostrato come veramente queste loro esperienze riescono con queste loro esperienze riescono a pian pianino, passo dopo passo, credendo in loro stessi, crearsi un percorso che sta portando, non vorrei dire nulla per scaramanzia, però sta portando sicuramente verso un futuro, non diciamo rosa, un futuro positivo, non diciamo altro, sono poi risolto ad essere scaramantico. Una cosa mi ha molto impressionato, sai, è la loro genuinità, no? La loro sfrontatezza, se vogliamo. E questo ci piace molto perché hanno veramente... Fa capire che sono di carne e non sono di plastica. Bravissima, soprattutto sono ragazzi che pur facendo un ottimo sound non se la tirano. Ed è una cosa che noi diciamo spessissimo, Gianluca, che questa sera non c'è, ha conosciuto artisti molto prima di collaborare con noi, artisti di vario genere e locali, anche locali, quindi del Veneto, come network, e abbiamo notato invece che la maggior parte di questi ragazzi si attirava tantissimo, pur essendo bravini a livello locale. Qui invece abbiamo un gruppo che tutto sommato spazia con un sound deciso, un sound importante, collabora con un'etichetta già da diverso tempo, ha fatto un disco, forse adesso ne uscirà un altro, chi lo sa, e però sono così, in carne ed ossa, ci trasmettono veramente emozioni, ripeto, genuine, e questo non può fare altro che piacere a quelli come noi che comunque li intervistano e cercano di divulgare, no, la loro arte. Luisa, vuoi dire qualcosa tu? Luisa? Perso Luisa. No, si perde ogni tanto. Luisa, sì, ogni tanto si perde. Allora, sai, se dici qualcosa... No, volevo ringraziare i The Mags che sono venuti, soprattutto Mattia che si è aggiunto dopo, con qualche difficoltà tecnica per quanto riguarda David, perché ogni tanto è che deve la linea, ma purtroppo è la DSL, questa ADSL. Ma i potenti mezzi di Saiuz comunque ci consentono sempre. Li raggiungeremo sempre. L'invito anche da parte mia a ritornare in trasmissione, ma anche a farci sapere via email cosa fanno, per poter scrivere anche, diciamo, dei post sul blog, sul sito, insomma, poter mettere informazioni su di loro, cosa andranno a fare in futuro, se vanno a fare una tournée, se vanno a suonare in un posto, non ci sono mica problemi. E poi voglio salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato, ricordando che purtroppo Gianluca questa sera, il nostro grande mitico Gianluca, non è stato con noi, non è venuto in trasmissione perché aveva degli impegni, purtroppo. O è ammalato o c'è degli impegni, però l'importante è che la prossima volta lo troveremo. Gianluca, se ci sei, batti un colpo, anzi batti il colpo la prossima volta ormai, e noi... ti aspettiamo a braccia aperte. Ok, allora io passerei la parola a Mattia.
Esatto, perché David è caduto e adesso proverò a acchiapparlo via telefono a David, perché eccoci, ci siamo. Ah, ci siete? Sì. Ci siamo. Ecco, stanno squadrando mille telefoni, dove siamo? No. È un centralino. Dove abiti? Mattia, vai. Allora, guarda, io volevo ringraziare tutti voi, in primis per l'opportunità che ci avete dato e per la vostra simpatia e professionalità, soprattutto nel senso che comunque siete gente che di musica ne sa, si vede, ed è sempre un piacere avere a che fare con gente che ha la tua stessa passione. In primis, al di là di quello che si fa e di come lo si fa, è sempre un grandissimo piacere riuscire a parlare con gente con la quale condividi una passione che in realtà fa parte della tua vita. Quindi io vi ringrazio veramente tantissimo per l'opportunità che ci avete dato, per averci anche messo nella condizione di poter dire la nostra, comunque in un contesto come il vostro, che è comunque una cosa alla quale tengo veramente tanto, e quindi di sicuro torneremo se ci rivorrete, e con novità magari anche col disco o con altre news ci teniamo senz'altro. Parlo io a nome anche di Eddie, che comunque non ha potuto dire la sua, ma volentieri torneremo, volentieri ridiremo qualcosa ancora per voi e volentieri sentiremo la vostra, perché è veramente molto bello. Molto perfetto. Bene, diamo la parola ai ragazzi che stanno scalpitando. I ragazzi che sono riusciti a rientrare prima che cada. Anche noi ringraziamo davvero per l'opportunità e per la piacevole chiacchierata. È stato davvero molto, molto piacevole come chiacchierata. Ripeto, come dice Mattia, è veramente bello comunque condividere del tempo e avere dei confronti con gente o comunque ha le tue stesse passioni, come nel caso adesso della musica, e comunque del dare opportunità ai giovani di dare una voce in più per quanto riguarda la propria carriera. E quindi davvero noi, almeno personalmente, sia io che David e anche Mattia, apprezziamo chi come voi fa questo tutti i giorni. Assolutamente. Grazie a voi. Bene, molto bene. Vi ringraziamo di rimando. Una cosa, Savic, poi ti lascio l'ultima parola per i saluti finali. Ricordiamo che ovviamente questa diretta sarà disponibile poi in podcast nei prossimi 2-3 giorni, appena Savic la monterà, usando un gergo tecnico. E un'altra cosa importante, relativamente al palinsesto, che lo stiamo ampliando, come dicevo, lo dico soprattutto agli ascoltatori, lo stiamo ampliando. Dalla prossima settimana ci saranno nuovi programmi pianificati. Per quello che riguarda addirittura l'applicazione, che prima Savic ha solamente accennato, verrà penso rilasciata l'applicazione, chi lo sa, forse questo fine settimana, giusto Savic? L'applicazione, speriamo, di saviczwebnetwork.net, dove è possibile visualizzare il blog, è possibile visualizzare il podcast, le dirette e quant'altro. Quindi consigliamo a tutti gli ascoltatori, non solo di questa sera, cioè non solo chi ci ha scritto, quindi la CRI, oppure Beltra, Walter, Mazzeo, eccetera, eccetera, ma anche voi ragazzi e tutti quelli che ci hanno ascoltato, che su saviczwebnetwork.net nell'arco, diciamo, di una settimana al massimo avremo ci sarà la possibilità di scaricare questa app, questa applicazione, sia per Android che per iPhone e per quant'altro. Poi non so che altre piattaforme userai, Savic. Tutto quello che si inventeranno poi. Andremo a vedere. Il Windows 8, quello che ti pare. Perfetto. Noi ci siamo. Okay. Prego Saiz, un saluto e un abbraccio veramente ai The Max, che questa sera ci hanno tenuto compagnia in questa oretta e mezza e anche più, quasi 2 ore di diretta, e in cui abbiamo avuto veramente modo di approfondire come chi sono veramente, cosa c'è dietro la scritta The Max, giusto Saiz? Giustissimo. Un saluto e un abbraccio a tutti, vai Saiz. Un abbraccio a tutti quanti. Luisa, tu non hai salutato, non vuoi salutare, si vede. Io aspettavo voi, cioè io ringrazio comunque per il piacere della scoperta e per avermi fissato con questa canzone, e ciao ragazzi. Ok, grazie The Max, grazie a chi ci ha ascoltato. Dono della sintesi. Un grazie soprattutto a chi non era presente con noi, a Gianluca. Purtroppo la prossima volta ci sarà. Speriamo che non abbia. Scusami,
scusa se ti rubo la parola, ma ricordiamo che il 28 gennaio non avremo ospiti, non avremo ospite nessuna band, ma addirittura ma in ottica appunto di ampliare il palinsesto, avremo questi nuovi acquisti, diciamo così, quindi ci sarà io e te, Savius, e poi ci sarà Gianluca, ma soprattutto Luisa, ci sarà Ettore, Evelyn e tutti quei ragazzi che hanno, ragazzi più o meno giovani, che hanno risposto all'annuncio postato circa un mese fa, a cui daremo la possibilità di fare da speaker nelle prossime trasmissioni. Quindi ci tenevo a dire che il 28 gennaio nessuna band, però state lo stesso collegati, state connessi, perché comunque ci saranno, ce ne saranno delle belle, giusto Saizo? Giustissimo. Ti lascio la parola, ciao a tutti. Ciao a tutti quanti, un abbraccio adesso col mio inglese oxfordiano, dirò il titolo del brano, che è Daily Battles, come si dice, Luca? Ma guarda, io la concederei così, questa immagine mi piace molto. Tu che storpi un nome di una band sconosciuta, mi sta bene così. Va bene. E allora, come dice la mia serva, e dai, vai col brano, ragazzi, che siamo tutti qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Da sciuswebnetwork.net.